Parliamo un po' di insiemi, ma esistono dei prerequisiti logici per la matematica? No. L'inizio della matematica con i bambini è il contare. Molte ricerche hanno appurato, hanno analizzato questo problema negli ultimi anni e risale a 100 anni fa il tentativo di ridurre il concetto di numero a qualche concetto ancora più basilare ed è un tentativo che è stato abbandonato. Quindi l'inizio della matematica è il contare, bisogna contare molto con i bambini. L'esperienza numerica del bambino è all'inizio un'esperienza linguistica. Le parole nella propria lingua materna oppure quando ne ha due in due lingue per contare. 1, 2, 3, 4. Il bambino riflette a lungo, elabora, memorizza, ordina queste parole e sono il suo grande strumento, insieme alle dita, per iniziare a rispondere alle domande sui numeri. Quindi bisogna contare. Questi numeri vengono anche però rappresentati da simboli. Quindi noi abbiamo la parola due, dos in spagnolo, two in inglese, abbiamo questo simbolo, ma i romani usavano questo simbolo. I simboli possono essere diversi. Quindi abbiamo parole, abbiamo simboli e abbiamo anche le quantità cui fanno riferimento questi simboli. Quindi il concetto di numero è astratto e si gioca tra le parole, della sequenza delle parole per contare, i simboli, le quantità che noi tocchiamo, vediamo, i passi che diamo, i suoni di una campana. E poi al centro di tutta questa struttura c'è il contare. Sotto questa struttura c'è il concetto astratto di numero. Essenziale quindi è il contare, questa idea per cui ogni numero ha un successivo e si comincia dal primo numero, il numero 1. Ciò che bisogna fare a scuola è stabilire tutte le connessioni su questi concetti. Si possono usare anche degli strumenti, per esempio i regoli possono servire come un modello concreto che usa un po' la geometria, un po' la misura del concetto di numero. Si possono anche usare dei disegni, per esempio questo è il numero 1, il numero 2. Il numero 3. Pensiamo nella scuola dell'infanzia, possiamo facilmente costruire un trenino dei numeri. Questo trenino ci dà l'idea di davanti e dopo. Quindi, se ci sono due bambini che sono arrivate a scuola e arriva un altro, quanti bambini saremo? La risposta il bambino la trova nel fatto che dopo la parola 1 e la parola 2 c'è la parola 3. Con un esempio di questo genere, ma senza il trenino, confrontando delle scatole, per esempio, con un bottone, con due, con tre, la scatola vuota mi darà l'esempio del numero 0. Quindi lo 0 per sottrazione, lo 0 identificato con il nulla, lo 0 identificato con il suo simbolo. Il simbolo per lo 0 e il concetto di 0 sono arrivati molto tardi nella storia del pensiero, mentre invece probabilmente il numero naturale ha le sue radici in questa operazione umana basilare del contare e quindi risale a un periodo molto precedente la scrittura
e i simboli. Quanto abbiamo detto ci fa capire che non ha senso iniziare a parlare con i bambini concentrandosi esclusivamente sulla scrittura dei simboli e iniziando dallo zero. Quindi spesso prima si fanno un po' di insiemi, dando una definizione sbagliata di insieme, perché in matematica per avere un insieme non c'è bisogno di avere degli oggetti che abbiano una proprietà in comune. Possiamo prendere tre oggetti che non hanno niente in comune e formano comunque un insieme di tre elementi. Quindi, questa idea di confrontare gli insiemi facendo corrispondere, prendiamo due insiemi con delle farfalline, uno delle caramelle e l'altro, e facciamo o uova e pulcini, facciamo corrispondere. Vedremo che i bambini contano, tentano di stabilire quale gruppo è più numeroso contando, e poi confrontano. Come confrontano? Confrontano perché sanno quali sono le parole che stanno prima o stanno dopo, oppure lo fanno per una ispezione se è molto evidente, con un ragionamento di stampo visivo. Quindi spesso dopo questo ci si concentra sui simboli, quindi le parole numerali sembra si usano, ma non ci si riflette, non vengono considerate un aspetto fondamentale dell'insegnamento. Dopodiché si inizia dallo zero, tante volte dicendo lo zero è il cardinale dell'insieme vuoto. Ma che è questo insieme vuoto? È un concetto estremamente astratto della matematica, mentre possiamo trovare tanti esempi molto semplici dello zero. Pensiamo al bambino, anche molto piccolo, che sta finendo il suo piattino di penne al sugo, e oramai sono rimaste poche, e sono rimaste 4, e poi rimangono 3, e poi 2, e poi 1. Che succede con il piatto? Quante penne sono rimaste? 0. Se proponiamo ai bambini, per capire lo zero, una riflessione sull'insieme impossibile, l'insieme vuoto come quello che non ha elementi, e cioè, oppure, non so, l'insieme delle case senza tetto, arba, l'insieme degli alberi che hanno la radice in alto, che tipo di concetto stiamo proponendo ai bambini? Lo zero è un numero che è il primo ampliamento dell'insieme dei numeri naturali. I numeri naturali sono i numeri per contare, questi numeri sono stati ampliati nella storia della matematica per misurare, per eseguire tutte le operazioni, quindi ci sono le frazioni. Ecco, il primo ampliamento è lo zero. I bambini poi inseriscono questo zero, che è anche un simbolo, che anche ci serve per scrivere i numeri, perché indica una posizione vuota, lo inseriscono nell'ordine dei numeri. Ricordo un bambino in 4 anni nella scuola dell'infanzia, la mamma lo spingeva nell'altalena, era ora di andare a casa, ti spingo altre 10 volte e poi dobbiamo tornare a casa. La madre ha preso l'altalena per spingere, per dare la prima spinta, e il bambino ha iniziato a contare dicendo 0, 1, per guadagnare una spinta prima di tornare a casa. Quando rappresentiamo i numeri con una rappresentazione di stampo geometrico diversa da questa e da questa, i numeri li possiamo rappresentare su una linea. Allora in questo caso è semplice collocare il numero 0 che si inserisce nell'ordine dei numeri. Lo 0 è quel numero che si ottiene nella sottrazione, come nell'esempio delle penne, 2 meno 2 fa 0.